Che cosa si è fatto finora per tutelare i nostri fiumi? Fino alla fine degli anni 90 non esisteva una legge che li tutelasse. Esistevano leggi che riguardavano la tutela igienica e la sicurezza dell'acqua del fiume per usi antropici specifici. Era un approccio utilitaristico che poneva l'attenzione solo sull'acqua del fiume, attraverso analisi chimiche e microbiologiche, e trascurava tutte le altre componenti fluviali e la moltitudine di aspetti inclusi nella sua complessità. Una più adeguata azione di tutela dei fiumi è stata avviata in Italia con il Decreto Legislativo 152 del 1999, che ha introdotto l'analisi delle comunità di macroinvertebrati. E poi si è consolidata nel 2006 con il recepimento della direttiva quadro europea sulle acque, tuttora in vigore. È un approccio integrato, quello della direttiva, che considera contestualmente chimismo, flora, fauna e idromorfologia per definire la qualità dell'intero ambiente fluviale, non più solo quello dell'acqua del fiume. L'obiettivo principale della normativa, quindi, è diventato garantire per i fiumi il più alto livello possibile di integrità ecologica. Si è via via consolidata la consapevolezza che esistono diversi tipi di inquinamento, non solo quello chimico-fisico e microbiologico, ma anche una sorta di inquinamento dovuto ad altre alterazioni, come quelle morfologiche o da riduzione della fascia di vegetazione riparia e da introduzione di specie invasive. Le analisi chimico-fisiche e microbiologiche dell'acqua, da sempre utilizzate, sono una sorta di foto istantanea della situazione del fiume al momento del prelievo. Inoltre, questo tipo di analisi, se da un lato sono utili per individuare le sostanze responsabili di un inquinamento, dall'altro non stabiliscono quanto la sostanza ritrovata sia tossica o meno nell'ambiente, né se l'ecosistema fluviale funzioni e la sua qualità. Per superare questo limite, per valutare tutti i diversi tipi di inquinamento, si ricorre allo studio degli organismi viventi del fiume, che hanno la caratteristica di registrare inquinamenti e alterazioni avvenute nell'ultimo periodo, anche di diversi mesi, fornendo un giudizio non istantaneo, ma integrato nel tempo, in quanto queste alterazioni lasciano una sorta di cicatrice nella composizione delle comunità biologiche fluviali, che persiste anche per mesi, a volte anche anni. Come ad esempio nel caso di avvenimenti avversi che compromettono la buona riuscita della riproduzione o la sopravvivenza degli esemplari più giovani nella fauna ittica. Per ottenere più informazioni possibili sulla realtà del fiume, quindi, i diversi metodi di indagine vanno utilizzati insieme. ARPA Marche si occupa del monitoraggio biologico, chimico e chimico-fisico dei corpi idrici fluviali, finalizzati a definire lo stato di qualità, cioè lo stato di salute dei nostri fiumi. Le diverse comunità viventi che vengono studiate per il monitoraggio biologico comprendono quelle dei vari livelli trofici della catena alimentare fluviale. Per gli organismi vegetali si studiano le piante acquatiche, le cosiddette macrofite acquatiche, e le alghe bentoniche del perifiton, quelle diatomee, mentre per gli organismi animali i macroinvertebrati e i pesci. Vediamo ora insieme come ARPA Marche procede nel monitoraggio di queste comunità. Progettare un campionamento presuppone la buona conoscenza del territorio in cui insiste il tratto fluviale che si vuole monitorare. È sempre bene inoltre osservare il fiume, che a volte parla da sé. E per la parte pratica sembrerà curioso, ma è utile immedesimarsi negli organismi che si vogliono campionare. Inoltre, per tutti i campionamenti degli organismi viventi è pratico allestire nel greto del fiume un campo base con tavolino e sedute, che ci consentirà di portare a termine tutte le operazioni finali del campionamento, dal momento che la parte iniziale è svolta in acqua lungo il tratto fluviale e un'altra all'esterno, che prevede anche la compilazione di una scheda campo. Vediamo ora come si procede a grandi linee per il campionamento dei macroinvertebrati. In un primo momento è necessario riconoscere e individuare diversi ambienti del tratto fluviale scelto,
Prima scala di Rask e Pozza, se presenti, oppure di generico, nei casi in cui non ci siano cambiamenti di flusso né di profondità e tipologia di substrato, una sorta di lungo correntino. A questo punto si passa a censire nei raschi o nelle pozze o nel generico, individuati lungo un tratto anche di 100 metri, gli ambienti a scala ancora più ridotta che li caratterizzano, come in questo caso delle alghe verdi filamentose o del substrato a granulometria fine o dei grossi ciottoli. Il campionamento viene effettuato nei vari ambienti individuati con un retino, provvisto di un manico e di una rete a maglie fitte a forma di cono, alla cui estremità è presente un contenitore di raccolta. Il retino viene posizionato controcorrente e fatto aderire al fondo. Le pareti laterali metalliche dell'apertura individuano un'area, all'interno della quale con piedi e mani viene esplorato substrato su cui viene posto il retino. In questo modo gli organismi presenti nel substrato entrano nel retino trascinati dalla corrente stessa fino ad arrivare al contenitore di raccolta. Il contenuto del raccoglitore viene poi svuotato di volta in volta in un secchio. Terminata la parte in acqua del campionamento, al campo base il contenuto del secchio viene riversato poco alla volta in vaschette dal fondo ondulato e si procede allo smistamento e alla conta dei macroinvertebrati raccolti attraverso la separazione dal substrato. Mentre per la maggior parte dei macroinvertebrati sarà possibile raggiungere il valore finale dell'abbondanza direttamente in campo, per alcuni organismi, quelli che richiedono controlli o approfondimenti tassonomici, sarà necessario fissarli in alcol al 70% in modo da poterli osservare con strumentazioni ottiche in laboratorio. In condizioni naturali, senza alterazioni, la composizione della comunità dei macroinvertebrati varia dalla sorgente alla foce, perché risente delle variazioni di numerose caratteristiche che riguardano, per esempio, la geomorfologia, la granulometria del substrato o l'idrodinamicità del fiume. Proviamo a vedere insieme in che modo cambia. Nel tratto vicino alla sorgente, l'alveo è stretto e l'ombreggiamento è molto elevato, e la comunità dei macroinvertebrati dipende strettamente dalle grandi quantità di sostanza organica grossolana che provengono dalla vegetazione riparia. Ed è per questo che è il regno dei trituratori, e anche dei filtratori raccoglitori che si nutrono dei frammenti prodotti dai trituratori stessi. Spiccano inoltre tra di essi i macroinvertebrati più esigenti in termini di acque fresche e di ossigeno disciolto, e quelli che meglio si adattano all'idrodinamicità delle acque turbolenti. Poco rappresentati nel tratto iniziale, invece, sono i raschiatori per carenza di vegetazione acquatica. Presenti invece in quantità limitata i predatori perché all'apice della catena alimentare. Nel tratto intermedio l'alveo si allarga e diminuisce l'ombreggiamento, consentendo alla vegetazione acquatica di crescere, favorendo così lo sviluppo dei raschiatori. I trituratori invece diminuiscono e la vita dei filtratori e raccoglitori invece è sostenuta in gran parte dai frammenti di sostanza organica originatisi nel tratto a monte e trasportati dal flusso dell'acqua. La temperatura dell'acqua aumenta e il tenore di ossigeno disciolto diminuisce. Scompaiono quindi le specie più esigenti in termini di temperatura e ossigeno. I predatori poi chiudono sempre la piramide trofica. Nella parte terminale del fiume l'alveo è molto largo e l'ombreggiamento diventa trascurabile, ma la fotosintesi della vegetazione acquatica è ostacolata dalla torbidità e a volte dalla profondità dell'acqua. La comunità dei macroinvertebrati è sostenuta solo dalla sostanza organica fine non utilizzata e proveniente in gran parte dal tratto a monte, e risulta dominata dai raccoglitori filtratori. La composizione della comunità dei macroinvertebrati è quindi influenzata non solo dalle condizioni locali, ma è strettamente connessa ai processi che si verificano nei tratti a monte. Questo significa che un qualsiasi intervento antropico che comporti alterazioni si manifesterà non solo localmente, ma si ripercuoterà con molta probabilità anche nei tratti a valle. In un corso d'acqua con determinate caratteristiche,
ci si aspetta di trovare una corrispondente composizione della comunità macrobentonica e se questo non avviene, vuol dire che ci sono dei fattori di disturbo da indagare, che possono derivare dalle caratteristiche chimico-fisiche delle acque, ma anche da alterazioni morfologiche o di portata, per esempio. L'alterazione della composizione della comunità dei macroinvertebrati ha trovato connessioni in particolare con aumento di sostanza organica, come nel caso di scarichi urbani non depurati o attivazione di scolmatori di piena, uso di insetticidi, come spesso accade in caso di territori a vocazione agricola, ma anche con alterazioni morfologiche dell'alveo, come creazioni di dighe e sbarramenti che comportino modifiche di flusso e cambiamenti nella granulometria. Va comunque ricordato che le fonti di alterazioni molto spesso sono presenti in modo combinato e possono portare danni di diverso tipo alla comunità macrobentonica a seconda del tratto fluviale in cui vive. Nella prossima puntata affronteremo gli aspetti dei campionamenti di altri organismi viventi del fiume.